Un ragazzo, Ben, che era venuto da noi nel lontano 90, quando io lavoravo a Oxford, e ce l'avevano mandato perché noi eravamo un centro, non aveva nessuna diagnosi, era stato cacciato da 7 scuole diverse, e nel suo documento, nella sua certificazione c'era scritto: "This young boy is impossible to educate", cioè impossibile, non si può educare. Noi cosa abbiamo fatto? Ci siamo resi conto, e adesso lo posso dire, c'era un carico, sovraccarico sensoriale non indifferente, e questo ora me lo dice perché noi siamo riusciti solo a insegnarci in una roulotte. Perché lui, scusate, non era una roulotte, un camper. Allora, uno dei nostri insegnanti al centro di quel periodo veniva a scuola col camper perché era una persona molto particolare, molto intelligentissimo, in grandissima, a sua detta un po' sullo di spettro autistico, e lui si è reso conto che lei riusciva solo a imparare in questa bolla di neutralità. Ora Ben adesso ha 33 anni, mi pare che abbia. Lavora per la HSBC, che è una delle grosse banche internazionali a Hong Kong, e guadagna 250 mila dollari all'anno. Ora, questo per dirvi che questa è l'1% della genialità sull'autismo, andiamoci piano, perché non è. Io purtroppo, ad esempio, così ne ho uno, e ne avrò visto migliaia di ragazzi. Però io so benissimo, e la mamma me lo dice perché siamo rimasti in contatto, e mi ha scritto anche ultimamente, la settimana scorsa, per augurarmi a good autism week. questo per dirvi che la mamma mi dice: se non fosse stato, le fosse stata data la creatività di imparare per 18 mesi, perché era un anno e mezzo, in un camper, non ce l'avrebbe mai fatta. Ed è per quello che le sante leggi, tutte queste cose che ci impongono, alle volte bisogna un po', non vi dico essere fuori legge, però cercare di, perché noi non potevamo assolutamente fare quel tipo di lavoro, però la direttrice del centro allora, che era una persona fantastica, molto amica di Lorna Wink, e Lorna Wink veniva da noi molto spesso, Lorna Wink diceva: ma ce ne fossero centri, scuole, perché eravamo una scuola normale con un piccolo centro per l'autismo quei tempi, e Lorna Wing veniva a trovarci per farci delle supervisioni. Io ho avuto la grande fortuna di avere persone come Donna Williams e Lorna Wing che venivano a farci le supervisioni, per cui proprio delle persone che l'autismo ce l'avevano loro, e Lorna Wing aveva un figlio con un autismo molto compromesso. Questo per dirvi che la creatività, se io sto facendo una cosa che ha un senso, per favore fatelo. Date retta al vostro istinto, perché molto spesso è giusto, se voi conoscete il bambino, il ragazzo, perché porta poi dei risultati sorprendenti. E io direi che forse queste leggi non le sto tanto a sentire nella quotidianità, perché se comincio a pensare, se oggi vengono gli ispettori, ma a me degli ispettori non me ne frega niente, ma niente, ma zero, perché io continuerò sempre a. Perché mi è successo, perché gli ispettori nella mia vita ne ho visti tanti, perché nei centri di Inghilterra, ogni 3 anni vengono e sono severissimi, ma in qualche modo riesco sempre a mettere nelle loro leggi quello che sto facendo. Se io sto facendo così perché se no mi distruggono 20 computer, secondo te cosa devo fare? E in effetti poi mi danno ragione. Per cui molto spesso le leggi sono fatte da persone che non sanno. Ed è per quello che bisogna formare, qua formazione araffica, araffica, perché le leggi sono formate da persone che non hanno idea. Quello che mi dice che non posso aprire la finestra perché i cibi vengono contaminati, non sa, perché il momento che io lo foglio, quella finestra si apre, ve lo giuro, ve lo proprio, questo lo so. Per cui è il nostro compito è quello di formare, formare, formare. Per cui, quando vediamo i bambini, specialmente piccoli, che prendono un puzzle dallo scaffale, svuotano la scatola con la penna, buttano via il coperchio perché a loro non gliene frega niente di vedere
sono bravissimi a fare il puzzle. Perché? Perché vedono il dettaglio di un pezzetto e lo aggiungono, perché loro vedere il contesto, la figura fatta, non ha nessun significato. Per cui pensate sempre: io mi metto a lavorare con questo bambino, con questo adulto, con questa ragazza, per la prima cosa che devo fare, sono in una situazione di neutralità? Fatevi quella domanda sempre, 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 perché lavorare sennò diventa un onere enorme. Proprio non diventa frustrante per loro, ma soprattutto anche per voi. Perché non riuscite, se noi non mettiamo in una situazione di neutralità, non ce la facciamo a ricomporre tutti questi pezzi. L'altra cosa, proprio una cosa di intervento che noi stiamo facendo, e ve lo dico perché ha molto successo, questa proprio il loro sensoriale non dà loro la possibilità di vedersi interi, e questo me l'ha detto anche poco. È un intervento che noi facciamo fotografie, li mettiamo al muro e facciamo una fotografia della persona intera e facciamo poi la stampa dell'altezza reale del bambino, del ragazzo. Poi tutti insieme ritagliamo, ci mettiamo anche noi, ci ritagliamo e poi usiamo quel, così pensate alla vostra figura tagliata così più o meno, e poi ci mettiamo tutti insieme, per cui ci mettiamo in cerchio, 6 o 7 siamo di solito, ci ritagliamo tutte queste gambe, braccia, torsi, teste, tutte plastificate, tutte nel centro, e dobbiamo sceglierci le nostre parti e poi ce le rimettiamo insieme usando, come si chiamano, quei chiodini che poi... Si chiamano? Ferma campione. E usiamo il ferma campione e poi ci mettiamo tutti insieme e cominciamo lì il lavoro di... lo usiamo tantissimo sull'emotività. E anche lì vengono delle cose meravigliose. Questo per cosa dirvi? Che è un messaggio importante. Personalizzate gli interventi. E poi giochiamo con memory, con le mie espressioni e quelle di noi. Cominciamo così. E poi piano piano aggiungiamo degli altri, ma con le nostre fotografie, non con le fotografie che compriamo la scatola delle emozioni. Anche noi abbiamo iniziato così, però ci siamo resi conto che quando personalizziamo gli interventi, per cui veramente industriatevi, creatività, per cercare di personalizzare tutto quello che fate. Perché un orario visivo con il supermercato tal dei tali e invece la Coop, perché quello è il supermercato dove va tutti i giorni, tutte le settimane con la mamma, fa una differenza enorme, enorme. Perché se io ci metto l'S lunga, però lo porto alla Coop, non ha nessun senso. E molto spesso noi usiamo i simboli generici, troppo generici, e poi mi dicono: ma non funziona. Ma non funziona perché non è personalizzato, perché loro non riescono a vedersi. Se invece è lui seduto sul carrello, perché gli piace sedersi su quel carrello e deve essere sempre quel carrello di quel supermercato, ma allora il supermercato ci va, ha un senso. Per cui la personalizzazione è un'altra di quelle strategie che rendono l'ambiente neutro. Perché non deve fare quel salto in più di dire: non solo non capisco cosa vuol dire essere triste, ma me lo fate vedere in una faccia gialla, di solito tutti sono tutti gialli queste faccine, che è un colore tremendo, queste faccine gialle che io non capisco, con due occhi, un sorriso, con due occhi, ma noi non siamo fatti. Come fai a dirmi che io sono contento e io ti faccio vedere questo sorrisetto, questo emoticon, se lo richiamiamo, Perché pensate a questa cosa. Perché l'altra cosa che questo Paul mi diceva: hai presente quando guardo il caleidoscopio? Io vedo il mondo così. Io, il mio mondo è un continuo caleidoscopio. Pensateci un attimo. Tutto colorato, tutto frammentato, non ha nessun... Cioè, potrebbe anche essere una cosa visiva interessante per noi, no? Guardiamo il caleidoscopio un po' come un'opera d'arte, ma pensate a vedere il mondo sempre così. Lo
vede che questo è un carico sensoriale, se gli dici una cosa ti tirano un pugno perché non ce la fanno più, veramente. Questa è una cosa da considerare. Per cui questo dondolarsi alle volte, questo mettersi le mani davanti agli occhi, molte volte fanno questo tipo di cosa, magari col fischio, così, è perché ti dicono per favore, va, cioè non ti ci mettere anche tu, cioè non ho già abbastanza di mio. Se cominci qua a venirmi a dire che devo fare questo, questo, di auto, toccare questo, la faccina gialla, abbinare le due cose, no, dammi un ambiente neutro in cui tu non stai zitta perché io so esattamente cosa devo fare. Per cui io ritorno a dire, i ragazzi sono il meno, la persona adulta con autismo è il meno, siamo noi il problema. Perché non riusciamo mai a capire l'importanza della neutralità dell'ambiente, della nostra neutralità. Perché quando un mio insegnante mi dice, ma come ti permetti, mi ha detto, come ti permetti a dirmi che io non posso urlare? È solo un metodo che mi sa da sentire. Io gli dico, cambia mestiere. Scuola, anche nella scuola è importante dire loro, qua si mangia, qua si scrive, qua si legge, qua si gioca. E se io entro in questa stanza, che per me è una funzione, è una bellissima funzione, è una stanza meravigliosa e sono profondamente grata che mi abbiano invitato in questo posto che ha una importanza culturale così forte, perché cosa mi dicono? Mi dice che Ravenna ascolta, giusto? Perché se mi danno una cosa così per dare dei messaggi, Ravenna è capace di ascoltare.